Quindi bruschetta, romanzo siciliano, e stavolta sei un boss di cui proprio non si sa nulla, non si riesce a trovare, perché? Perché? No, perché ho finito di fare il poliziotto nelle altre, allora adesso faccio il boss. Abbiamo qui. Passato la barricata. Passata la barricata. Mi sono molto divertito, ovviamente, sia perché fare il cattivo è sempre più divertente che fare il buono con le armi in mano, queste cose qua, si senti improvvisamente bambino, ti pare di tornare a giocare ai cowboy. Però la cosa veramente bella è che è un bellissimo personaggio, perché è un antagonista vero. E perché è un personaggio che ha una bella ambiguità, perché diciamo che sa uccidere ma sa anche amare, e quindi è stato molto divertente farlo. Poi c'è questo mistero, no? Perché lui si è fatto un'operazione, insomma non sveliamo tutto, però voglio dire, c'è di mezzo la chirurgia plastica, c'è di mezzo un sosia, insomma, che le prende di brutto al posto tuo, ma davvero funziona così secondo te? Potrebbe, quando si raccontano queste storie, soprattutto quelle di mafia, diciamo, conoscendo la materia, io dico sempre, sono storie che potrebbero essere realmente accadute, e poi non importa se accadono realmente, però quella trama che qui viene raccontata è una trama mafiosa, anche perché racconta poi simbolicamente l'infiltrazione della mafia nella società civile, nella politica e diciamo, nel gioco della società. Ce ne sono tante in giro, no? Si diceva e si dice di questi film TV, abbiamo visto L'ha impastato, adesso al cinema era d'estate, insomma le fiction sulla mafia sono tante, troppe? Forse c'è troppa mafia. C'è un bel po' di materiale in cui scavare e rovistare. Troppo. Invece Ninni Bruschetta, dopo Romanzo Siciliano, cosa fa? Dopo Romanzo Siciliano faccio un'altra serie Mediaset, Immaturi. Poi è appena uscito il mio libro che si chiama Manuale di sopravvivenza dell'attore non protagonista, con Fazzi Editori, che sto presentando in questi giorni. Sono molto felice perché sta andando molto bene. Perché dell'attore non protagonista? È un gioco che io faccio, perché io ho sempre fatto il non protagonista, e quindi però in realtà racconto 15 anni di cinema, di fiction, di teatro, di società italiana, di mondo di produzione. Addirittura c'è un capitolo che si intitola La campagna elettorale, poi passo molto attraverso Boris, che è la serie più di successo che ho fatto, e quindi insomma sono contento. Però lo possono leggere anche gli attori protagonisti. E non solo lo possono leggere i protagonisti, che sono tutti citati, perché io ho lavorato con tutti i protagonisti italiani, quindi li cito tutti quanti uno dietro l'altro e sempre benevolmente. E lo possono leggere soprattutto anche le persone che non si occupano di questo mestiere, perché è molto forte, diciamo, lo sguardo sul dietro le quinte, e poi c'è anche una riflessione, secondo me, sulla nostra vita, sul nostro paese, sul nostro modo di lavorare, ed è un racconto, è come se fosse un romanzo. Qui però sei un protagonista, insomma, sei l'antagonista di Spada. Sì, sono un antagonista, no, perché alla fine del libro io dico chiaramente, quando vi chiameranno per fare 40-50 pose, non fate quelle patetiche telefonate alle vostre fidanzate in cui dite che siete uno dei protagonisti, perché siete non protagonisti. E poi altro mi dicevi? E poi Maturi, poi esce un film di Enrico Lando che si chiama Quel bravo ragazzo, che credo sia molto divertente. Al cinema e poi insomma continuo il mio lavoro di regista a teatro, perché però sono direttore del teatro di Messina, e quindi continuo a portare in giro Amleto con Angelo Campolo, che è insomma un sogno realizzato della mia vita. Perché questa Sicilia non è solo mafia, diciamolo, tanta cultura, tante cose belle. La Sicilia è un po' il centro del mondo, purtroppo lì dove si concentra la grande bellezza si concentra anche il grande maleficio. Grazie. Grazie a voi, ciao.